Buon pomeriggio, sono Mirko Conte di Partec, sono uno dei tecnici coinvolti anche sui servizi professionali, ogni tanto anche sui corsi, ma in SQL. E oggi sono qui per parlarvi e soprattutto mostrarvi praticamente della group replication in azione. Allora, il sottotitolo della sessione è dall'istanza singola al cluster, ovvero una piccola esplorazione di alcune tecniche DHA con le repliche, standard e group replication a confronto. Quindi il focus sarà proprio sull'HA. Inizieremo a parlare o a mostrare una semplice implementazione di alta affidabilità con una replica standard col GTID, per poi evolvere l'architettura trasformando le repliche standard in group replication. Ed infine introdurremo InnoDB cluster. Poi sappiamo che ci sono anche altri sistemi di HA che non utilizzano le repliche, ma oggi in questa sessione ci occuperemo di replica. Il software che utilizzeremo è ovviamente MySQL 5.7.18 più tutti gli altri che vedete qua elencati, e ho predisposto un'applicazione demo che è un WordPress e il tutto su un Oracle Linux. Allora, giusto per descrivervi l'ambiente che andremo a utilizzare, abbiamo a disposizione quattro macchine virtuali sulle quali lavoreremo via terminale. Vediamo se, ecco, qui ho i quattro terminali. Ho già predisposto su MGR1 un database, un'istanza di MySQL, poi MGR2 e MGR3 sono a disposizione e su queste andremo poi a installare le repliche, e su MGR4 c'è la nostra applicazione demo. Allora, vi faccio vedere che il MySQL che ho installato è da RPM, non ho fatto ancora nessuna, non ho applicato nessuna configurazione, e qui abbiamo il file di configurazione di WordPress che già punta al database. Vediamo se ce l'ho, eccolo qua. Quindi ho inserito il puntamento al database sull'host MGR1, eccolo qua, e ho inserito il database utenza e password. Vi faccio vedere che funziona e poi da qui partiremo. Quindi questo è il nostro WordPress, anche questo proprio pulito. Allora, il primo step sarà quello di introdurre l'HA nel nostro layer database, e lo faremo come primo step utilizzando la replica standard di MySQL con GTID. Per cui accanto all'istanza che vi ho già fatto vedere su MGR1 andremo ad aggiungere una seconda istanza su MGR2 come slave. Sull'applicazione andremo ad aggiungere un MySQL router che utilizzeremo quindi per implementare un sistema di failover. Quindi in condizioni normali il router con il suo algoritmo di failover, read-write, che andremo a vedere tra poco, invierà tutte le richieste verso il master su MGR1, e solamente dal momento in cui verrà rilevata dal router un'indisponibilità di questa destination, le richieste successive verranno inviate sul secondo nodo MGR2, come vediamo in questa seconda slide. Per l'HA sarebbe già sufficiente questo. Io ho voluto aggiungere anche un secondo slave su MGR3, che potrebbe essere, spesso viene utilizzato magari ad esempio per una seconda applicazione che magari fa reportistica e ha bisogno di fare letture. Magari questo potrebbe essere un esempio di un caso d'uso. In realtà poi
Il motivo per cui ho aggiunto il terzo nodo è perché, come forse saprete o forse no, con la group replication per creare un cluster in alta affidabilità in group replication bisogna avere le tre istanze minimo e quindi mi sono già portato avanti, però questo può essere comunque uno scenario abbastanza anche tipico. E inoltre c'è anche un'altra cosa che volevo farvi vedere, è diciamo quella che potrebbe essere la complessità di gestire un failover con delle repliche tradizionali GTID nel momento in cui non abbiamo solamente uno slave ma abbiamo n slave, e quindi in uno scenario di failover bisogna andare a riconfigurare anche gli altri slave, e quindi diciamo una complessità in più che volevo farvi apprezzare anche poi a confronto con quello che sarà il caso con della group replication in cui il failover avviene in automatico. Ok, allora le prossime due slide vi faccio vedere i passaggi di configurazione che andremo a vedere subito dopo per implementare quindi gli slave con repliche standard. Perciò questo set di parametri in configurazione li andremo ad aggiungere sulle nostre istanze. Diciamo che sono parametri abbastanza tipici, alcuni sono obbligatori comunque per la replica GTID nel nostro caso, altri servono più che altro per le MySQL utilities, altri saranno veramente obbligatori solamente quando passeremo alla group replication, tipo il bin log format uguale row, che però comunque è già al default, quindi sto semplicemente evidenziando un qualcosa che già è di default. Ok, quindi adesso questi li andremo a inserire nei nostri MyCNF e successivamente andremo a fare il provisioning dei dati, quindi l'allineamento dei dati dal master, che già adesso, come avete visto, sta funzionando, sta erogando servizio, quindi ha già sopra dei dati, e li andremo ad allineare sugli slave. Per fare questo utilizzeremo il MySQL Enterprise Backup, di cui vi ha già parlato Marco stamattina, quindi sicuramente è un vantaggio utilizzare questo strumento nel momento in cui si hanno dei database un pochino più corposi, come già aveva detto Marco, e quindi questo è un esempio di comando. Quindi il primo comando è il comando di backup, quindi backup and apply log, il secondo comando è il restore. Nei due comandi è implicito l'utilizzo del login path uguale client. Se sapete cos'è il login path, ma tra poco ve lo faccio vedere, quindi io non scriverò utenza, password, porta a linea di comando, semplicemente perché verrà letto dal login path. Quindi in tutta la demo poi farò a meno di dover digitare ogni volta user e password per ogni comando, semplicemente perché ho configurato il login path. E poi c'è un ulteriore passaggio che è l'esecuzione di questo script backup GTID executed SQL, che viene generato sempre in fase di backup, quindi fase di restore va poi eseguito. Quindi una volta allineati i dati sugli slave andremo a impostare la modalità read-only sugli slave in modo da evitare scritture accidentali. Dopodiché andremo a configurare la replica. Lo si può fare semplicemente facendo la creazione dell'utente di replica e poi facendo il solito statement, cioè il vecchio statement change master to, per configurare appunto i vari slave, oppure si possono fare queste due cose in unica operazione con l'utility MySQL replicate, così risparmiamo tempo e colpa stranding. Ok, allora andiamo a fare in pratica queste due cose. Quindi inizio a preparare il master e poi metterò parametri simili anche sulle altre istanze. Sono quelli che ho fatto vedere nella slide, niente di più. Quindi a questo punto, siccome io sono partito con un'istanza senza binary log, comunque il restart è obbligatorio per poter abilitare il binary log. Quindi andiamo a fare un... restart. Quindi come vedete non devo digitare login e password, semplicemente perché ho già
vi faccio vedere ho già configurato questi login path, quindi posso accedere sia in localhost oppure ho anche, e poi ve li farò vedere, utilizzo, ho anche configurato MGR1 path, MGR2 e MGR3 path che puntano agli host name MGR1, MGR2, MGR3. Quindi a questo punto potrei già iniziare a eseguire il backup. Prima di eseguire il backup genero una transazione, faccio eseguire un po' di traffico sul mio applicativo. Ok, so se voi lavorate già con i GTID, quindi una feature già dalla 5.6, perciò ogni transazione che viene eseguita genera un suo identificativo unico. E quindi nel momento in cui ho applicato quelle configurazioni ho abilitato anche la modalità GTID. Ok, allora posso eseguire un backup, così poi lo andrò a allineare sugli slave. Quindi questo è il comando di backup, quello che abbiamo visto prima sulla slide. C'è un RM davanti, ma il comando è quello. Allora, nel frattempo andiamo a creare il MyCNF anche sugli slave. Allora, ok, devo aggiornare l'host qua e il server ID ovviamente deve essere ok, basta questo, stessa cosa anche su MGR3. Adesso vediamo se ha finito di qua, sta ancora finendo, quindi quello che adesso andrò a fare è copiare il backup sugli altri due host per poi restaurarlo. Ha finito nel mio bene. Adesso qui le tempistiche sono un po' allungate più che altro dalla ristrettezza di RAM delle macchine virtuali. Ok, quindi andiamo a eseguire la copia. Beh, intanto io per sicurezza vi faccio anche, pulisco proprio da zero, quindi rimuovo tutta la data directory e reinizializzo, cioè stiamo proprio partendo da zero, in modo che andiamo anche a generare sia l'ID dell'istanza, ogni istanza si genera il suo ID che sta dentro il file auto.cnf e sia i certificati per l'SSL. Quindi viene tutto inizializzato. Ok, allora facciamo l'SCP dal nodo 1 al nodo 2 e dal nodo 1 al nodo 3. Sto semplicemente copiando la directory di backup che era root backup dal nodo 1 dentro la directory root del nodo 2 e nodo 3. Allora, dopodiché mi preparo già il comando
di restore, che è sempre quello della slide, così magari nel frattempo che andiamo avanti, eccolo qua, lo commentiamo ulteriormente. Facciamolo di qua. Quindi è semplicemente il copy back è la funzionalità, e poi l'opzione backup dir. Meno meno forse semplicemente glielo do perché c'è già, ci sono già dei certificati, c'è già un auto CNF all'interno della data directory, quindi lui semplicemente sovrascriverà i data file già presenti, che erano quelli da, che ho creato con l'initialize, quindi i data file vuoti, insomma. O le tabelle interne di MySQL. Quindi sicuramente verranno tutti sovrascritti, perciò non ho nessun problema a dover dargli in force, perché sono sicuro che verranno tutti sovrascritti. Non avevo creato nessuna tabella che non mi venga sovrascritta. Allora, col 2 abbiamo terminato. Ricordarsi sempre quando si utilizza l'Enterprise Backup di, io ho fatto una restore da root e devo riassegnare i permessi. E poi possiamo iniziare a startare. Vediamo, allora se vi ricordate poi c'era da eseguire lo script con GTID, che quindi è, giusto per farvi vedere che cosa sto facendo, all'interno della directory del backup che io ho eseguito, abbiamo sia una directory data dir dove sono contenuti tutti i dati, sia la directory meta. Non so quanti di voi utilizzano già l'Enterprise Backup come tool. Pochi, qualcuno ma pochi. Quindi all'interno della directory meta ci sono informazioni ulteriori, tra cui il log, e c'è anche questo script che contiene i GTID e che va eseguito. Quindi io adesso faccio un cat di questo script, quindi meta slash, eccolo qua, e quindi qua mi dà questo set che io andrò a eseguire sulla nuova istanza restaurata. Mirko, scusa, questo lo crea automatico quando fa il backup? Sì, sì, esatto. Quando fa il backup si genera questo file. Ok, allora devo dare intanto un reset master, se no non mi fa settare questa variabile. Che cosa fa il reset master? Quindi cancella tutto ciò che riguarda il master, cioè i binary log, cancella la lista delle transazioni, quella che io adesso gli vado a settare. Deve essere cancellata per poter essere settata, e quindi reset master. Ok. Ok. Poi, come avevo scritto sulla slide, mettiamo in read only. Ok. E poi andiamo a creare le nostre repliche utilizzando il comando della MySQL, delle MySQL utilities. Quindi anche qua riprendo il comando che c'era nella slide. Quindi noi andiamo a specificare il master, dove qua si può specificare quindi sia un'utenza di root o comunque amministrativa, due punti password, chiocciola, host, due punti porta, oppure qua c'è già il login path che contiene tutte queste informazioni. Utenza di root, password, host e porta. E quindi gli diciamo chi è il master, chi è lo slave, e poi gli diciamo anche qual è l'utente di replica che lui si dovrà creare. Quindi sui master verranno creati questi utenti,
cioè verrà creato questo utente NPL con password NPL. Tutto qua. È più lungo a dirlo. Rifaccio lo stesso comando per l'altro slave. Ok, fatto. Abbiamo pronte le nostre repliche. Quindi abbiamo editato il MyCNF, abbiamo allineato utilizzando l'Enterprise Backup i dati e abbiamo dato questi comandi. Possiamo fare un check che si può fare, cioè c'è sia un altro comando MySQL RPL admin, però per chi è di scuola tradizionale qua, sì, qua vediamo che c'è il master, ok, e poi ci sono i due slave che ok vuol dire che stanno replicando correttamente, però andiamo a vedere con i comandi tradizionali. Quindi come vedete yes yes, il master host MGR1, non ci sono errori, quindi a posto. Allora, abbiamo configurato le nostre repliche, cosa manca? Il MySQL router e MySQL failover. Andremo ad aggiungere semplicemente questo spezzone di configurazione in cui diremo al router di stare in ascolto in localhost su questa porta e gli diremo di inviare il traffico SQL verso una lista di destinazione che ovviamente sarà al numero 1 della lista il master MGR1 e al numero 2 della lista lo slave che abbiamo definito per l'alta affidabilità e che quindi eventualmente potrebbe diventare a sua volta lui il master. Con mode andiamo a definire l'algoritmo di smistamento, di routing, che è un algoritmo di failover. Quindi, come dicevo prima, tutto il traffico su questa porta che ho definito con questo algoritmo viene indirizzato sul primo nodo, quindi nel nostro caso su MGR1, sul master, fin tanto che non c'è una indisponibilità che viene rilevata dal router di questo nodo. A quel punto tutto il traffico viene inviato quindi sul secondo, sulla seconda destination. Parallelamente al router utilizzeremo anche quest'altro processo, il MySQL failover, che da un host lui tiene monitorati tutti i miei nodi in replica, quindi il master che sta su MGR1 e i due slave MGR2 e MGR3. Io lo lancerò con questi parametri, di modo che andrò, e quindi failover mode elect, quindi con questa policy di failover io ho la possibilità di impostare che a fronte dei due slave che io ho a disposizione, MGR2 e MGR3, l'unico candidato per diventare master sarà MGR2. Lo configurerò in questo modo, così sono sicuro che nella mia lista delle destination del router al secondo posto posso mettere MGR2. Quindi sotto, adesso vi faccio vedere comunque il comando intero, ma come candidates metterò il puntamento a MGR2 e come slave MGR2 e MGR3. Ho aggiunto anche questo XH post failover. Allora, questo parametro mi consente di, in seguito all'esecuzione corretta del failover, quindi ridefinizione dei ruoli, no? Il master originario non è più disponibile, allora viene eletto a master MGR2 che ho messo come candidates, mentre MGR3 viene riconfigurato come slave da MGR2. In seguito a ciò viene eseguito lo script che io gli specifico e questo script andrà a settare, a togliere la modalità read-only da MGR2, perché se vi ricordate è in read-only. Quindi questo è quello che fa il failover. Quello che vi ho detto prima è quello che fa il router. Quindi ognuno dei due, indipendentemente dall'altro, individuerà il fault e quindi eseguirà il suo compito.
Perciò, anche se per caso il failover arrivasse un po' dopo rispetto al router, non c'è problema, perché tanto comunque MGR2 ha i read-only. Quindi al limite ci sarà qualche ulteriore fallimento, cioè ci sarà un primo intervallo in cui c'è il crash del master, in cui l'applicazione inizierà a non funzionare più, perché sia le query lettura che scrittura non funzioneranno. Immediatamente il router e il failover, dopo qualche secondo, inizieranno a lavorare. Al limite, se il failover arriva un po' dopo il router, ci sarà ancora qualche secondo in cui funzioneranno solo le query in lettura e non quelle in scrittura. Questo è un po' il giro. Poi vedremo la differenza invece cosa succederà con la group replication. Quindi andiamo a inserire quei parametri che vi ho fatto vedere nel file di configurazione del router. Ok, in realtà questi li avevo già inseriti, non ci sono da installazione, questi li ho messi io, quindi 127.0.0.1.6.4.4.6 e destinations MGR1 e MGR2, mod read write, quello che avevamo visto nella slide. Quindi attiviamo il router. Il failover lo faccio girare sul nodo 3, che andrà a monitorare soprattutto il nodo 1, nodo 2 e anche se stesso il nodo 3. La topologia comprende tutti e tre i nodi. Allora, sul nodo 3, quindi qua c'è semplicemente un comando client MySQL con login path che fa set global read only uguale off, dove sullo hostname che gli viene passato dal comando che lo invoca, che è MySQL failover. A questo punto possiamo, anche questo ce l'ho pronto perché è un po' lungo da digitare, è il comando preciso che c'era nella slide in cui ho messo i vari login path, anche qua ho utilizzato i login path piuttosto che utenza e password, quindi il master è questo, gli slave sono questi e l'unico candidato a diventare master è questo, MGR2. È partito e poi lavora in modalità daemon, quindi in background. Volendo abbiamo il nostro log, quindi lui si è accorto che il master con i suoi due slave sono correttamente configurati, stanno replicando, ogni tanto rifà il check. Ok, siamo pronti, quindi abbiamo finito, abbiamo la nostra HA implementata con le repliche standard. Allora, il router è già pronto, quindi dobbiamo configurare WordPress che puntava all'istanza MGR1. Ok, testiamo. Sì, questa è infatti la caricata. Andiamo qua. Ritorniamo su quell'altra pagina. Magari facciamo una scrittura. Ovviamente anche da qua io posso connettermi al router, qui c'è già il login path che mi punta sulla porta 6446, ve lo faccio vedere così, vi fida. Configurator. Quindi qua il login path di default punta già sul router, sulla porta 6446. Quindi MySQL, io qua già sono sul router, infatti se faccio select dell'hostname, andrò a finire sul primo nodo della lista, perché finché non c'è un down di quel nodo non andrà mai sul secondo. Eccolo qua, MGR1.
Io qua ero su 4, dove c'è il router. Ok, allora simuliamo un down del master attuale MGL1. Allora andiamo a riprendere la nostra applicazione. Prova semplice. Disegna perché lo sporco. Ok, allora teniamo d'occhio i log, vediamo se non è ancora arrivato con il read-only. Allora, qui, ma in realtà lui si è già accorto che il master è il 2 e ha già riconfigurato il 3 in replica dal 2. Quindi forse se lo rifacciamo adesso funziona. Una questione di tempistica. Parallelamente vediamo anche da shell lo stesso comportamento che andremo su 2 connettendosi direttamente con un client, stessa cosa che abbiamo fatto prima. Adesso andiamo su 2. Quindi il nostro failover per single fail ha funzionato, però a questo punto dobbiamo ripristinare le repliche, perché non c'è più un secondo fail a disposizione. Adesso siamo su 2, l'1 anche se ritorna su, però non riparte la replica, adesso è giù, però se anche io lo ritiro su, la replica ritorna, cioè rimane così com'era. Ricostruiamo la replica, quindi prima di tutto killiamo il processo failover che adesso ancora stava girando, quindi io faccio un kill meno 9, my SQL failover, sta girando sul nodo 3, ok, poi faccio rm del bin file, il file che era quello che gli ho specificato io a linea di comando prima, ok, e poi vado a eliminare la tabella MySQL, la tabella failover console che il comando si crea all'interno del database MySQL. Quindi vado sull'attuale master che è il 2, andiamo direttamente qua e gli diamo il drop della tabella. Allora facciamo intanto facciamo in modo che non venga replicato questo statement, e poi c'è anche l'opzione di stop dell'utility, però preferisco fare il key manuale perché funziona, cioè è più controllabile. Allora a questo punto abbiamo stoppato il failover sul master. Adesso per ripristinare il nodo 1 come master, devi mettere a posto il nodo 2 come segno. Devi fare un backup completo dal 2 sull'1 o puoi sfruttare il binary log del 2? Io vi farò vedere come sfruttare il binary log del nodo 2, perché comunque è un tentativo che si può fare e costa poco. Poi a seconda del tipo di crash che ha avuto luogo sul nodo 1 potrebbe non essere sufficiente, perché potrebbero essere rimaste o delle errand transaction, cioè delle transazioni non replicate che poi darebbero luogo a errand transaction, oppure magari una corruzione più grave. Adesso sì, adesso ve lo... ovvero nel momento in cui è crashato il nodo 1 non è detto che tutte le transazioni committate in quel momento avessero già avuto il tempo di essere state replicate, quindi non è detto che gli slave fossero stati talmente veloci a leggere il binary log del master. Per cui questo significa che però all'atto del crash gli slave non sono consistenti. Gli slave si sono persi alcune transazioni in quel caso. Poi la consistenza tra loro e gli slave se la ricostruiscono, perché il comando di failover
l'utility di failover automaticamente allinea quello che sta più indietro con quello che sta più avanti, quindi tra loro sono consistenti, però si può essere persa, si possono essere perse le ultime transazioni. Poi volendo c'è la replica semisincrona. Esatto. Ci sono diverse tipologie di replica. Qua nella demo ha fatto vedere giustamente la replica più tradizionale. Esiste la replica asincrona, che è la più performante, questa qua. Asincrona, per cui il master va avanti per i fatti suoi, lo slave va per i fatti suoi, avrà ricevuto o non avrà ricevuto i log? Punto di domanda. Concetto totalmente asincrono. Oppure esiste la modalità semisincrona, dove il trasferimento dei log permette al sistema di dire sono sicuro che i log sono andati sullo slave, prendetelo tra virgolette, sono sicuro che sono andati sullo slave prima di dare l'ok all'applicazione. Quindi quando vedo che l'applicazione ha fatto la modifica, il binary log è salvato su uno degli slave. Perché dico un tra virgolette? Perché in realtà se ci sono problemi di latenza, timeout, può sempre degradare ad asincrono. Quindi anche la modalità semisincrona è una modalità che va valutata nell'architettura e nelle esigenze applicative che ci sono. Per come è in questo momento la replica tradizionale, classica, standard, potrebbe non aver ricevuto le informazioni. Infatti nella 5.7 c'è questa replica semisincrona, lossless, ma è un altro cinema, non il tempo è anche quello che... Esatto. Lasciamoci un po' di tempo per la group replication, che era l'argomento forte di oggi. L'obiettivo era far vedere proprio la differenza tra la replica asincrona o semisincrona richiede manualità e attività diverse, più complesse e più attenzione, che è appunto l'obiettivo della group replication, semplificare. Quindi, per ricostruire la replica, allora il kill, lo stop del MySQL failover l'ho già eseguito, ed è questo. Dopodiché, io quello che vi farò vedere è il tentativo di riallineare il nodo principale, quindi MGR1 da MGR2, sfruttando il binary log, e quindi andiamo a ricreare la replica in senso inverso, di modo che l'1 si allinei partendo dal 2. E quindi andremo a utilizzare questo comandino MySQL replicate e dovremmo essere a posto. Dopodiché, una volta che abbiamo replicato tutto, dobbiamo invertire i ruoli della replica, quindi riportare come master MGR1. Allora, questo lo si fa con quest'altro comandino, MySQL RPL admin, con la funzione switchover e l'opzione demote master. E quindi quella fa proprio quel lavoro lì. Riporta il nodo 2 inizierà a replicare dal nodo 1, il nodo 3 inizierà a replicare dal nodo 1. Automaticamente questo comandino farà anche un controllo se sono presenti delle errand transaction, che quindi nel momento in cui io andassi a ridefinire il nodo 1 come master, quelle transazioni che non erano state replicate prima rischiano di essere replicate dopo, andando a far perdere la consistenza. L'utility fa il controllo che nel caso in cui esistano queste error transaction si ferma, ci dà un errore. Quindi in quel caso io procederei con l'allineamento che abbiamo fatto vedere prima, quella col MySQL Enterprise Backup, e con quello non si sbaglia, diciamo. Quindi tutto si tratta... Tutto questo il nodo 2 sta ancora in drive. Sì, sì, lui sta lavorando, il servizio è attivo sul nodo 2. Quindi eseguiamo questi due comandi che ancora ci mancano. Sì, poi forse è più lungo a dirsi che a farsi, però effettivamente dietro ci sono un po' di... Quindi questo è il comando. Vado a creare la replica. Ah, scusate, prima io metterei il read only sul nodo 1, perché ancora non è pronto per diventare master. Quindi intanto set global, mettiamo i read only finché non è pronto. In ogni caso il router non torna a puntare sul nodo 1 finché non lo riavvio, quindi comunque non c'è problema. Quindi lanciamo il comando replicate. Che... il comando replicate si scrive sul nodo 1 ignorando il fatto che sia ridotto. Beh, perché comunque se io lavoro come root con l'utenza amministrativa viene comunque ignorato il ritorno. Ok? Quindi il master è MGR2 e lo slave è MGR1.
Ok, quindi a questo punto noi abbiamo il master MGR2 che replica sia verso MGR1 sia verso MGR3. Vogliamo rispostare il ruolo di master su MGR1, sì? Solo per capire, se adesso morisse il 2, il sito continuerebbe a rispondere in sola lettura sul 3? No, perché su router ho configurato solamente come destination l'1 e il 2, il 3 non l'ho configurato. Volendo avrei potuto configurare anche il 3, però cioè in realtà perché funzioni questo sistema, perché se no quando c'è il failover non sono sicuro se passa come master al 2 o al 3. Quindi io devo per forza non c'è stato nella configurazione. Esatto. Poi visto che il master va fuori, va offline, il 3 dovrebbe rimanere ridotto. No. Sì, il 3 è ridonly, è uno slave che rimane lì, però non lo usiamo per la classe. Il sito va offline. Il sito va offline se va giù il 2, sì. Come l'hai configurato? Esatto, okay. Esattamente. Se va giù il 2, sì. Fin tanto che io non ho configurato, rimesso a posto le cose. Quindi il singolo fault viene gestito, ecco. Allora, ok, adesso cambiamo i ruoli. Allora, prima di cambiare i ruoli, però attenzione, bisogna mettere... Adesso, fino adesso il servizio è stato attivo sul 2. Adesso faremo alcuni questi due comandi in cui ci sarà un minimo di disservizio per fare lo switch e riportare tutto sull'1. Quindi adesso, prima di cambiare i ruoli, devo mettere in read-only il 2, perché adesso che il 2 diventa slave, non devo più accettare scritture. Quindi è importante... Quindi, vediamo se ce l'ho già pronto... Quindi adesso ho settato il read-only sul 2 e adesso eseguo il comando che ho fatto vedere prima, quello dello switch over. In questo momento sono in disservizio, però dura pochi secondi come vedete. Non ho avuto errori dovuti a error transaction perché giustamente non c'è un livello di concorrenza talmente elevato per cui al crash non facesse in tempo a replicare. A questo punto io posso ristartare il router qua e quindi lui inizierà a mandare sull'1. Allora, l'1 è ancora in read-only, quindi togliamo subito il read-only dall'1. Vediamo se ce l'ho già pronto, eccolo qua. Adesso il disservizio è finito, è durato questi pochi secondi per l'esecuzione di questi comandi e sta lavorando l'1. Manca il MySQL failover che dobbiamo rilanciare con calma, di modo che se succede un altro failover siamo a posto. Quindi io qui a questo punto potrei rieseguire rilanciare il processo di failover e così riattivo e ripristino la situazione come prima. Adesso non lo faccio perché invece voglio convertire a group replication. Volendo potrei comunque ritestare al volo qua. Ah scusate, però non mi ricordo se in tutto questo ho già ristartato. Sì, l'ho già ristartato il router. Quindi ad esempio togliamo i punti esclamativi, togliamo anche il failover, quindi non è più failover. Tutto ciò è come gestire il failover con la replica tradizionale. E già l'utilizzo del GTID già ci ha semplificato molto la vita rispetto a prima della 5.6, quando non c'era neanche il GTID e quindi era ancora più difficile sincronizzare il giusto puntamento del bin log e tenere consistenti avendo n repliche. Allora adesso invece vogliamo comunque vedere quanto diventa più semplice con la group replication. Quindi vogliamo trasformare la nostra architettura con i nostri tre nodi database, anziché un cluster con la replica standard, vogliamo avere un cluster con la group replication e quindi diventa così. Abbiamo tre nodi che io adesso inizialmente configurerò come multi-primary, quindi sono tutti sullo stesso piano. Ci sarà sempre il router che punta su MGR1 e in caso di fault punterà su MGR2, in caso di fault volendo anche su MGR3, tanto in questo caso sono tutti uguali. In caso di fault, vabbè, qui ho disegnato MGR3, in realtà forse MGR2 dovevo... ho sbagliato la freccia, ma insomma. Scusate, posso fare una domanda? Sì. Forse o non ho capito. Ma il router è una componente che vive al di fuori come sito il pure? Sì, è un pacchetto, un RPM. Io posso scalare in orizzontale sopra?
cioè il front-end, ne posso fare più istanze con più configurazioni del router più uguali per scalare in orizzontale? Sì, sì, assolutamente. Posso fare più router. Quindi l'unica cosa che andrò a eliminare è SQL failover, quello non ci serve più. Ci sono alcuni requisiti per poter implementare la loop replication. Quindi è necessario che tutte le tabelle scritte e replicate siano in storage engine in ODB. È necessario che abbiano anche delle primary keys esplicite. È necessario che la performance della rete sia buona, bassa latenza, perché al commit c'è comunque una fase sincrona in cui viene trasmesso l'evento a tutti i nodi del cluster e quindi una rete lenta ci rallenta i commit. L'IP è solo il V4 supportato. Abbiamo il binary log che è per forza in formato RAW e non è supportato il checksum del binary log. Non so se qualcuno di voi usa il checksum del binary log. Probabilmente no. Non sono supportati i save points, quindi non posso usare la rollback to save point, è un'istruzione che non è supportata, una funzionalità che non è supportata. Le transazioni sono sconsigliate, transazioni molto grandi, cioè quelle che impattano su un numero molto elevato di righe. Una transazione che mi fa un update su milioni e milioni di righe, l'evento che si crea, essendo in formato RAW, che deve essere trasmesso, impiega molto tempo a essere trasmesso e quindi questo crea problemi. Quindi in caso di transazioni molto grandi in un cluster di loop replication è meglio possibilmente cercare di spezzarle in più transazioni più piccole. E poi ci sono delle ulteriori limitazioni che diventano però effettive soltanto nel momento in cui si utilizzano i multi-primary e si scrive contemporaneamente su più nodi. Allora in quel caso c'è una limitazione sui gap locks che non sono implementati tra i vari nodi, cioè il gap lock è implementato a livello di InnoDB sul singolo nodo, ma vale solamente per quel nodo, non si estende a tutto il cluster. I table lock, i named lock, non ho mai visto usati, però alcuni sviluppatori li utilizzano nelle storie procedure o altro. Non è possibile, non è supportato anche la concorrenza di DDL o DML su più nodi. Se faccio un create table e sullo stesso nodo faccio un alter table, contemporaneamente c'è un lock che sullo stesso nodo coordina l'esecuzione delle due. Però se io eseguo sulla stessa tabella su più nodi contemporaneamente non c'è questo coordinamento, quindi non è supportato eseguire in modo concorrente su più nodi. Poi altra cosa, le foreign key con i cascade dei constraint non sono supportati anche lì se si utilizza il multi-primary. E c'è la possibilità di abort delle transazioni al commit per le ottimistiche execution, cioè io eseguo tutta la mia transazione lunghissima, magari quando arrivo al commit magari scopro che era stata già committata nello stesso momento sull'altro nodo una transazione che andava in conflitto con questa, quindi la risoluzione dei conflitti che non avevamo era la feature che non avevamo sulla replica normale, quindi non ci permetteva di usare la replica master to master perché avevamo questi conflitti che causavano il disallineamento, la perdita di consistenza della replica. La group replication la gestisce, nel senso che al commit individua queste situazioni e rollbacka la più vecchia. Quindi quello che potremmo trovarci è che magari tantissime, se noi studiamo male la concorrenza, quindi abbiamo troppa concorrenza su nodi diversi, ci vengono abortite troppe transazioni, però solo sul multiprimary. Se invece noi scriviamo solamente su un nodo alla volta abbiamo solo le prime. Ok, operativamente è molto semplice, basta aggiungere un po' di parametri al MyCNF, oltre a quelli che avevamo già aggiunto prima per la replica, aggiungiamo anche questi. Quindi dobbiamo eliminare il checksum dal D-log, abilitare il write set extraction che mi serve per poter fare la certificazione al commit. Vabbè, disable storage engine, questo non è neanche obbligatorio, e poi i parametri della group replication, quindi gli diamo un nome, un UID che possiamo scegliere noi, deve essere uguale su tutti i nodi,
possiamo inventarlo anche casualmente o... E poi gli dobbiamo dare, vabbè, il local address della singola istanza. Attenzione, perché con la group replication abbiamo necessità di una porta ulteriore, quindi io userò, anziché oltre la 3306, aggiungerò la 13306, che servirà per il dialogo, appunto, tra i nodi del cluster. E poi gli diciamo l'elenco dei nodi del cluster di group replication. Poi in questo esempio ho messo il single primary a off perché farò una configurazione multi primary nel primo esempio che faccio, poi nel secondo lo farò una single primary. In realtà queste opzioni, tranne la disable storage engine, le altre sarebbero anche dinamiche, quindi volendo io potrei fare questa configurazione senza neanche riavviare, senza dare di servizio. Nel nostro caso invece riavvio perché ho messo il disable storage engine per sicurezza, diciamo. Quindi il primo passaggio è mettere quelle configurazioni. Il secondo passaggio, dobbiamo fare questa prima configurazione sui nodi, su tutti i nodi, quindi fare l'install del plugin della group replication e poi creare un'utenza di replica e configurare un canale di replica specifico che serve per il replication recovery, ovvero quando un nodo che era fuori dal cluster rientra, per riallinearsi col cluster utilizza questo canale, ovviamente un nodo che era già parzialmente allineato, quindi con una semplice replica asincrona tradizionale viene automaticamente riallineato con il resto del cluster. Una volta fatte queste configurazioni si può subito già attivare la group replication, quindi sul primo nodo si esegue quei tre comandi, quindi prima bisogna fare il set del replication bootstrap group, il primo nodo che starta, che inizia il cluster, diciamo, che entra nel cluster, e poi gli altri nodi successivi, basta fare start group replication e siamo a posto. Abbiamo il nostro cluster di group replication, quindi molto semplice. E poi ovviamente c'è la riconfigurazione del router, ma praticamente è uguale a quella che avevamo già prima. Volendo potrei avere il nodo 3 in più, visto che tanto sono tutti uguali e tutti master. Basta, andiamola a fare. Allora, prima di tutto, in questo momento, vediamo un attimo. Allora, noi, il nostro traffico, la nostra produzione va sul nodo 1. Allora, a questo punto devo prima eliminare le repliche, quindi faccio un stop slave che è reset slave su MGR2 e MGR3. Tanto comunque il mio traffico sta comunque andando sull'1 e non è impattato. Quindi... Sì, adesso sto lavorando a caldo, diciamo. Sto migrando da replica tradizionale a group replication a caldo, diciamo. Sì, adesso stai eliminando le repliche sul 2 e sul 3. Sì, le sto fermando, quindi rimangono fermi lì dove sono. Non c'è movimentazione sul DB. Esatto. Dopodiché, vabbè, ovviamente io l'ho già fatto sulla mia macchina, io ho un cluster, esplora con Linux 7.3, c'è il suo firewall con la porta chiusa, ho aggiunto la porta 13306, quindi andrà aperta eventualmente. E andiamo ad aggiungere lo spezzone di configurazione sui tre nodi. Quindi, andiamo sull'1, dov'è? Intanto, eccolo qua. MGR1 porta 13306. Qui per il momento io come UID del cluster ho scelto questo AAAA. Potrei mettere quello che voglio, oppure posso usare il comando UID gen per generarne uno casuale e me lo genera lui. Allora, stessa cosa sul nodo 2. Dove qua andrò a mettere MGR2, nodo 3, mm.
Ok. Allora, dopodiché i comandi da eseguire su tutti i nodi, che sono quelli dell'install del plugin, e adesso, visto che non ho più la replica, devo eliminare i vecchi utenti di replica che non mi servono più. Li eseguo con il SQL logmin uguale 0 in modo che non vengano replicati. Quindi faccio il drop. Che tanto poi mi ricreo quello. Me lo ricreo simile, ma preferisco averlo quello che creerò io piuttosto che questi qua. Quindi preferisco averlo così, senza una limitazione sull'host. E poi creo questo canale di replica per il recovery. Ok, stessa cosa su tutti i nodi. Adesso qua faccio copia e incolla in blocco. Perché ho cambiato la configurazione, e, però volendo si potrebbe fare senza restartare, a meno di quell'unico parametro. Sì. Ok, quindi vabbè, adesso creo un piccolo di servizio, ma si potrebbe anche farne a meno volendo. Dopodiché il nodo, quello più avanti di tutti, cioè l'1, sarà il primo nodo che entra nel cluster. Quindi prima devo settargli a on il group replication group, bootstrap group, di modo che lui mi fa entrare anche il primo nodo nel cluster, se no non mi fa entrare. Dopodiché lo rimetto a posto, al suo default. Ok, e quindi ho già creato il primo il cluster di group replication con un nodo solo al momento. Eccolo qua. Questa tabella mi permette di vedere i membri del cluster. Andiamo a fare lo start della group replication sugli altri nodi a questo punto. Andiamo a monitorare. Eccoli, sono arrivati. Quindi in questa fase un eventuale delta di transazioni generate sul nodo 1 dal momento in cui ho stoppato le repliche verrebbero diciamo allineate sui nodi 2 e 3 tramite il canale di replication, di recovery che gli ho creato ad hoc, e questo non lo faccio io, lo fa la group replication in automatico. Quindi non vabbè, il router ce l'abbiamo già, basta, abbiamo finito, abbiamo già la group replication. Quindi potremmo già... potremmo già fare group replication. A questo punto il test del failover qua diventa anche più... facciamo lo shutdown. Quindi abbiamo il router che bilancia tutto sul nodo 1, noi spegniamo il nodo 1 con questa statement che dalla 5.7 abbiamo anche da client MySQL. Ok, come vedete non mi risponde più, è spento.
volendo si potrebbe anche vedere il state-f var log SQL router. No, devo prendere il mio. Quindi ovviamente se io mi collego da terminal, da client, scusate, se mi collego da client qua tramite router, su che nodo vado a finire adesso? Su che nodo vado a finire? Sul primo disponibile. Il, due, il primo della lista, il primo disponibile della lista, io nella lista ci ho messo 1 e 2, quindi dopo l'1 c'è il 2. Ok, e a questo punto nel momento in cui ritorna disponibile il nodo 1, quindi io ho fatto nel frattempo delle transazioni, fa tutto la group replication, il plugin della group replication. Ok, start group replication, quindi io lo rimetto dentro il cluster, quindi qua c'ho la query, eccola qua, ed è entrato, e lui si è già allineato con le transazioni che ho fatto prima. Il router continua ad andare sul 2 perché finché non lo riavvio va sempre sul 2. Però se ora finisce il 2 andrà sul 1. Possiamo provare, in realtà non me lo, forse no. Forse si ferma a questo punto. Se finisce il 2. Mi sa che si ferma, mi sa che si ferma. Ma adesso la soluzione finale e risolverà anche questo problema, perché adesso la soluzione finale è quella di introdurre InnoDB Cluster. Con InnoDB Cluster il router comunica con la group replication e quindi è consapevole di qual è lo stato della group replication, sa chi è il primario, sa se ci sono n primari o un solo primario, sa chi è nel cluster, chi non è nel cluster, quindi non devo fare niente, fa tutto lui. Comunque qua abbiamo già ripristinato, quindi volendo potremmo fare sì. Allora andiamo, quindi facciamo un passo indietro e trasformiamo la group replication in InnoDB cluster. InnoDB cluster usa la group replication più il router utilizzando il metadata cache, che è questo schema che è contenuto nei nodi che stanno in group replication e che viene letto dal router, e quindi il router leggendo questo schema sa qual è lo stato del cluster. E in più abbiamo un ulteriore pezzo, un ulteriore componente che finora non abbiamo usato, che è la MySQL Shell. Quindi questa altra interfaccia command line, alternativa al client MySQL normale, che ci permette di fare molte più cose, e tra cui anche gestire il cluster di group application. Allora facciamo così, io non vi faccio vedere la ricreazione del cluster in InnoDB cluster da zero, cioè dalle repliche, però vi faccio vedere un comando che permette di convertire, se io ho già configurato a mano le group replication, lo converto in InnoDB cluster. Però vi dico solamente a voce che se io ho delle repliche e devo creare da zero, repliche normali, devo creare da zero in InnoDB cluster, è molto semplice, non devo fare veramente pochissime cose. Ve lo faccio vedere solo nelle slide, ma create cluster, configure local instance, che mi suggerisce i parametri da aggiungere al MyCNF, me li aggiunge lui, anzi in particolare, se hai i privilegi per farlo. Dopodiché create cluster, questi 1, 2, 3 comandi sono dei comandi che vengono dati all'interno della MySQL Shell. Quindi con questi tre comandi io ho creato il cluster.
Adesso invece darò solamente questo unico comando qua che mi, con l'opzione adopt from gr 2.2, mi converte quello che ho già come group replication. E poi dovrò fare una configurazione che si fa lui in automatico del router. Con l'opzione meno meno bootstrap, lui si configura in automatico partendo dal cluster, dal group, cluster di group replication. Quindi andiamolo a fare. Allora, quindi andiamoci a connettere alla MySQL shell, MySQL SH, e gli ho passato. Questo al momento non supporta ancora i login path, la MySQL shell, quindi ho dovuto dare login, password e host. Quindi mi sono connesso ad uno dei nodi dell'attuale group replication e gli do questo comandino. Var cluster uguale dba create cluster con l'opzione adopt from gr uguale true. Ok, quindi cluster successfully created. A questo punto io posso usare la variabile cluster che ho definito sopra, da cui andrò a richiamare lo status. Quindi come vedete io da questa interfaccia qua della MySQL shell posso vedere le informazioni di stato del cluster InnoDB cluster. Quindi c'è il cluster name e lo stato tutto online. Ok, allora a questo punto basterà lanciare il comando che abbiamo visto prima per configurare il router col bootstrap. Quindi basta lanciare il comando che vado a recuperare. Con bootstrap, eccolo qua. Ok, quindi lui mi ha già creato tutti i file di configurazione. Quindi a questo punto, se io vado a vedere i file di configurazione, lui mi ha generato questo, come vedete. Quindi c'è già sulla porta 6446 una configurazione che mi va in bilanciamento sui primary. Quindi fa tutto lui, diciamo, trova lui dove stanno i primary. Ok, allora ristartiamo, l'ho già fatto? No. Il restart del MySQL router. Ok, non l'ho fatto, system, CTL, MS, MySQL router. Ok, a questo punto vediamo se gli è piaciuto. Ok, e quindi InnoDB cluster. Quindi in questo caso mi è rimasta la configurazione che avevo fatto prima in multi primary, quindi sta bilanciando su proprio bilanciamento su tutti i nodi, quindi sta usando il multi primary, quindi devo stare attento con tutte le limitazioni che avevo detto prima, se no nella creazione dell'InnoDB cluster da zero io potrei crearlo senza multi primary e quindi lo creo con single primary e non ho quelle limitazioni, quindi ho uso un nodo di scrittura e gli altri nodi, volendo, li posso usare in sola lettura, diciamo. Però il router sa qual è il nodo che può scrivere, quindi in quel caso si sarebbe automaticamente configurato per mandare tutto sul master. Poi, come avete visto, sul router ci sono più sezioni di configurazioni, no? Quindi c'è questa sezione qua che mi configura sulla porta 6446 una connessione verso il master. Però ci sono anche altre porte che vanno verso i primary. Se avessi avuto un single primary, si sarebbe generata anche un'altra sezione con un'altra porta che va verso i secondari, che quindi io l'avrei potuta usare in sola per le letture, in bilanciamento. Quindi una che va in failover solo sul singolo primary e l'altra porta che va in round robin su tutti i secondari. Quindi diciamo che
con quest'ultimo step abbiamo chiuso un po' il cerchio, perché abbiamo tutte le funzionalità che ci servono per avere un HA con le repliche. Il crash recovery se lo fa da solo, il failover se lo fa da solo, ok?